Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news da Asti e provincia. È in lutto il mondo dei pali di tutta Italia. In un incidente stradale accaduto a Bolgheri, in provincia di Livorno, ha perso la vita Andrea Mari, detto Brio, uno dei fantini più conosciuti ed affermati del panorama paliesco. La Porsche che guidava è uscita di strada andando a schiantarsi contro un cipresso. Mari, classe 77, avrebbe compiuto 44 anni il prossimo 13 ottobre. Nella sua carriera aveva vinto 6 pali di Siena, l'ultimo dei quali nel luglio del 2018 per la Contrada del Drago su Rocco Nais. Attualmente era fantino di Contrada del Bruco. Ad Asti aveva trionfato nel 2014 per il rione Santa Caterina. Intervento nel tardo pomeriggio di ieri in tangenziale all'altezza dell'uscita per Costigliole. I vigili del fuoco sono stati chiamati per spegnere un'auto che è andata completamente distrutta dalle fiamme. Sono intervenuti con due mezzi attrezzati e le operazioni di spegnimento hanno causato un rallentamento del traffico gestito dalla polizia stradale. Singolare intervento nel pomeriggio di ieri in una vigna di frazione Gorzano a San Damiano d'Asti. I vigili del fuoco del comando di Asti sono stati chiamati in seguito al crollo di un ripetitore telefonico. Il palo, alto circa 30 metri, è caduto sul vigneto all'interno dei cui confini era stato eretto. Per fortuna non si segnalano feriti, perché al momento della caduta non vi erano coltivatori al lavoro. E con questa notizia è tutto, un saluto e un ringraziamento da parte della nuova provincia. Asti e il suo giornale.